Allora, possiamo procedere con l'appello? Prego. Saccomanno Michele. Pinto Martino Salvatore. Presente. Missere Serena. Morleo Lucrezia. Gallù Giuseppe. Di Gaetano Marcella. Di Maggio Susanna. Morleo Francesco. Giangrande Gilberta. Tieni Nicola. Gemma Giuseppe Saverio. Barbarello Anna. Ariano Antonio. Pungente Mariella. Epifani Baldassarre. Presta Gabriele. Dell'Atti Daniele. La seduta è valida. Allora, a questo punto ci alziamo in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Prego. Prima di cominciare, il sindaco ha chiesto la parola per alcuni minuti. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Mi permetto innanzitutto di presentare a voi la nostra segretaria comunale, la prima volta che viene il Consiglio Comunale, la dottoressa Nozzi, che è anche segretaria presso il Comune di Cellino. In pratica abbiamo riavviato lo stesso discorso che c'era con la dottoressa precedente come segretaria. A lei mi permetto di augurare a nome di tutti un buon lavoro. Ritengo che sia un lavoro sufficientemente impegnativo, oltretutto il fatto di seguire due comuni, ma noi contiamo sempre sullo spirito anche di sacrificio delle persone, oltre alla loro cultura e bravura professionale, affinché si possa essere disponibili, come già fino adesso ha dimostrato, per poter seguire le nostre attività che talvolta hanno impennate e tra l'altro sono più serene.
comunque a lei vogliamo augurare, penso in modo concorde tutti i gruppi politici, i migliori auguri di buon lavoro. Detto questo, volevo anche dirvi che sapete tutti del maltempo che c'è stato, della tromba d'aria, vi sono stati danni importanti. Non solo parliamo di giardini ornamentali, ma parliamo anche di aree produttive che sono state interessate, esercizi commerciali, privati cittadini. E per quanto riguarda il percorso agricolo, stamattina anche con gli assessori ci siamo spostati per vedere, l'abbiamo visto negli uffici, seguiremo le medesime pratiche che nelle calamità si sono sempre seguiti. Anche voi, se vi chiedono, a qualsiasi consigliere, perché siamo tutti dalla stessa parte impegnati, raccomandate di raccogliere la migliore documentazione possibile, di conservarla, e noi ci impegneremo affinché gli uffici possano per ognuno fare delle schede adeguate di presentazione. Per quanto riguarda esercizi commerciali, artigianali, attività produttive in genere, ho chiesto alla Regione come comportarci, perché riteniamo che anche lì i danni siano rilevanti e non ci sembra il caso di abbandonarli. Entro domani mattina partirà una richiesta alla Protezione Civile regionale di valutazione del danno sul territorio. Anche lì è chiaro che una cosa è ciò che era nell'immediatezza, ma poi le persone hanno avuto la necessità di intervenire, migliorare un attimo i passaggi, le cose. Anche a loro ho raccomandato la migliore attenzione nel raccogliere i dati con video, con immagini, con descrizioni dettagliate, se possibile anche tecniche, poi vedremo, e chiediamo alla Protezione Civile di venire subito a fare il sopralluogo per vedere se vi sono possibilità di ristoro. Voglio con l'occasione ringraziare i carabinieri, i vigili urbani e qualche protezione civile, perché anche lì dobbiamo rivedere, perché non tutto funziona al meglio, faremo in modo che anche lì le cose possano migliorare. Però grazie intanto per l'aiuto che ci hanno dato per poter trascorrere questa nottata. Detto questo dato negativo, vorrei raccomandare ai consiglieri, credo che tutti ricordiate il dibattito della prima seduta, quando io facevo le deleghe, le non deleghe, le dobbiamo dare, siamo tutti consiglieri e siamo tutti uguali, ed è vero. Mi permetto di raccomandare a tutti, nelle manifestazioni non conta di più, parto dal vice sindaco Martino Pinto o Gallù rispetto a Dell'Atti o gli altri, siamo tutti uguali, rappresentiamo tutti la comunità. Quando vi è possibile, chiaramente non sto a indagare sulle possibilità, ognuno quando è possibile che si presenta per rappresentare la comunità al meglio. Mi permetto di raccomandarlo soprattutto in occasione del 4 novembre, il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Penso che avremo delle attenzioni anche maggiori da parte dei cittadini, della società. Se possiamo rappresentarci tutti uniti in un valore comune ed importante affinché le guerre non tornino, visto che tutti siamo di questo avviso, sarei estremamente contento, perché sarebbero contenti i cittadini. Comunque volevo ribadire, a me non dispiace se in una processione, oltre agli assessori o ai consiglieri di maggioranza, ci siano i consiglieri di opposizione. Siamo tutti in modo uguale impegnati, dove si ritiene, per carità, nulla è obbligatorio, ognuno secondo i propri principi e le proprie disponibilità. Grazie Presidente. Grazie. Allora, diamo atto che alle 16.37 è entrato in aula il consigliere Tieni. E procediamo con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il primo argomento è la proposta di delibera avente ad oggetto la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente. Se non vi sono interventi e vogliamo passare immediatamente alla votazione, voti favorevoli. Quindi siamo all'unanimità, la delibera è approvata. Passiamo alla seconda proposta di delibera iscritta all'ordine del giorno. Si tratta della presa d'atto della nomina dei componenti delle commissioni consiliari. Allora, il nostro regolamento prevede tre commissioni consiliari che vengano costituite, insomma, a garanzia di tutti i consiglieri, ma anche per fare in modo che gli argomenti vengano trattati, ci sia un confronto tra le parti prima che gli argomenti vengano iscritti all'ordine del giorno. Ho chiesto che
i capigruppo indicassero i componenti delle tre commissioni, che sono tre di maggioranza e due di minoranza. Abbiamo fatto anche di più, perché ci siamo anche incontrati, era un modo anche per far sì che i diversi capigruppo venissero a conoscenza anche delle indicazioni degli altri capigruppo, e abbiamo verbalizzato le indicazioni che sono arrivate riguardo appunto la composizione delle commissioni consiliari. Il regolamento prevede un passaggio in consiglio comunale, che è una semplice presa d'atto, quindi a questo punto vi chiedo di, anzi vi do lettura dei componenti delle commissioni. C'è la commissione personale, programmazione finanziaria, bilancio, archivio, tributi, imposte e tasse, economato, che è così composta. Consigliere Gemma Giuseppe Saverio, Barbarello Anna, Morleo Francesco, Pungente Mariella e Presta Gabriele. Alla prima seduta naturalmente le commissioni poi eleggeranno al loro interno il loro presidente. Commissione B, Commissione Lavori Pubblici, Urbanistica, Contratti, Appalti, Affari Legali, Ecologia, Ambiente, Polizia Locale, Igiene, Sanità e Servizi Sociali, che è così composta. Consiglieri Gilberta Giangrande, Barbarello Anna, Morleo Francesco, Epifani Baldassarre, Presta Gabriele. Commissione C, Attività Produttive, Agricoltura, Sport, Turismo, Spettacolo, Cultura e Pari Opportunità. Consiglieri Tieni Nicola, Gemma Giuseppe Saverio, Barbarello Anna, Ariano Antonio e Dell'Atti Daniele. A questo punto, se non vi sono interventi, chiedo di prendere atto. L'assessore Morleo, prego. Se possibile, chiederei un'interruzione per conferire un attimo con il gruppo di maggioranza. Sì, dobbiamo votare per l'interruzione della seduta. Se... Allora, sospendiamo 15 minuti, se possono essere sufficienti. Votiamo per l'interruzione. Voti favorevoli. Quindi all'unanimità sospendiamo la seduta per 15 minuti. Buonasera anche al consigliere Ariano, e rifacciamo l'appello, quindi in modo che possiamo riprendere con la seduta. Saccomanno, Michele, Tomartino, Missere, Serena, Morleo, Lucrezia, Gallù, Giuseppe, Di Gaetano, Marcella, Di Maggio, Susanna, Morleo, Francesco, Giangrande, Gilberta, Tieni, Nicola, Gemma, Ariano Antonio, Pungente Mariella, Epifani Baldassarre, Presta Gabriele, Dell'Atti Daniele. Perfetto. Allora, a questo punto possiamo procedere. Se non vi sono altri interventi, possiamo passare alla votazione per l'approvazione della delibera. Voti favorevoli. 11 voti, scusatemi. Non ho guardato l'opposizione, perdonatemi. Quindi sono 4 voti anche dall'opposizione, all'unanimità la delibera è approvata. Votiamo anche per l'immediata esecutorietà della stessa, voti favorevoli. All'unanimità la delibera è approvata ed è dichiarata immediatamente esecutiva. Passiamo alla proposta di delibera numero 14 del 20 di settembre, avente ad oggetto il bilancio consolidato esercizio 2017, presa d'atto dell'inesistenza di enti e società partecipate da consolidare. Relazione il sindaco, prego. Allora, come avrete potuto leggere, non abbiamo partecipazioni significative in nessun organismi strumentali, non ve ne sono, enti strumentali controllati non ci sono, quelli partecipati sarebbero l'autorità idrica pugliese, ma assolutamente in una quota così bassa, 0,26, che naturalmente non incide sulle decisioni. Per questo motivo non siamo tenuti poi al consolidamento del bilancio, questo è tutto. Vi sono altri interventi?
Se non vi sono altri interventi, procediamo con la votazione della delibera. Voti favorevoli all'approvazione? Quindi siamo 11, 12, 13 voti favorevoli. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? 2. Quindi la delibera è approvata. Io vi chiedo di votare anche per l'immediata eseguibilità della stessa. Voti favorevoli? 13 voti favorevoli, voti contrari nessuno, astenuti 2. La delibera è approvata ed è dichiarata immediatamente eseguibile. Allora, passiamo all'ordine del giorno numero 17, alla proposta di delibera numero 17 del 6 ottobre del 2018, avente ad oggetto il regolamento per la tutela dei diritti degli animali. Relaziona l'assessore di Gaetano. Prego. Grazie Presidenta. Buonasera a tutti. Faccio una piccola premessa in merito a questo regolamento. Dopo una campagna elettorale in cui ho ampiamente manifestato il mio interesse verso il fenomeno del randagismo, adesso che ho l'onore e l'onere di ricoprire questo ruolo, ho voluto insieme a questa amministrazione redigere un regolamento per la tutela dei diritti degli animali. E il ruolo fondamentale per l'istituzione di questo regolamento è stato quello del nostro comandante dei vigili urbani, che ha subito messo a disposizione le sue competenze appunto per redigere lo stesso. Perché questo regolamento? I motivi principali sono raggruppati in due parti. Il primo è che questo regolamento è nato in virtù del fatto che il nostro territorio ha delle serie problematiche relative al fenomeno randagismo. Quindi abbiamo ritenuto indispensabile, prima di ogni altra iniziativa, disciplinare questo fenomeno attraverso un regolamento che tuteli sia l'animale sia l'uomo. Quindi adottando dei comportamenti adeguati e soprattutto in linea con le leggi vigenti, leggi sia nazionali che regionali alle quali questo regolamento fa riferimento. L'altro motivo molto importante perché ho voluto questo regolamento, che lo scopo è quello di arrivare ad un uso consapevole del canile sanitario e, attraverso l'istituzione di uno sportello informativo per i diritti degli animali che troverete al punto 7 del regolamento, se l'avete letto, è ampiamente spiegato quali saranno le funzioni di questo sportello, a chi verrà affidato, le varie funzioni appunto. Volevo fare un piccolo discorso, molto breve, vi rubo poco tempo. Negli ultimi anni quello che si è fatto per cercare di arginare questo fenomeno è stato quello di far intervenire l'ASL, accalappiare i cani e ricoverarli presso i canili convenzionati con il nostro comune. I benefici però non sono stati a lungo termine, nel senso che attuando questo sistema, sì, abbiamo tolto di mezzo quei cani, però il fenomeno si è rappresentato in maniera molto più intensa, diciamo, con l'aggravante che dal 2013 esattamente in poi non si sono più potuti accalappiare i cani, perché non c'era più disponibilità nei posti nella nostra provincia. Anche il nostro comandante, molte volte anche noi, abbiamo chiesto all'ASL se ci fosse concesso ricoverare i cani presso altre strutture fuori dalla provincia. Però ci è stato risposto che questo non è possibile perché possiamo utilizzare solo canili all'interno della nostra provincia, fuori non possiamo ricoverarli, quindi ci siamo trovati con le mani legate. Come abbiamo fatto in questi anni a tamponare questo fenomeno? Perché l'abbiamo tamponato. Noi siamo stati con le mani legate come amministrazione, quindi è stato importante l'ausilio delle associazioni animaliste. Qui sul nostro paese ne opera una in particolare che come amministrazione ringraziamo e con la quale collaboriamo, perché è fondamentale questa cosa qua. Quindi che cosa vogliamo fare adesso di concreto? Con grande sacrificio per questo ente, per le casse di questo ente, abbiamo messo in bilancio i soldi per realizzare un canile sanitario nostro. D'altronde è obbligatorio averlo, ogni comune deve averlo, quello è un punto di partenza. Quindi ci sono esattamente per il 2018, sono stati stanziati 26.025 euro e altrettanti per il 2019. Quindi vi anticipo che in questi giorni il progetto del canile sanitario verrà portato al vaglio della Commissione ASL e fiduciosi in un riscontro positivo, dopodiché avvieremo tutto l'iter per la realizzazione. Quindi penso che questo sia
un punto di partenza fondamentale ed importantissimo per il nostro Paese. Vi posso anche aggiungere e dire un'altra cosa. Poi se avete domande da farmi sul regolamento, ben venga. Il canile sanitario non è un canile in cui i cani possono rimanere per a lungo periodo. Il massimo di tempo in cui possono rimanere sono 60 giorni. Potremmo, dopodiché, si potrebbe pensare anche alla realizzazione di un canile, cosa a cui io personalmente sono contraria, perché non risolverebbe il problema. Aprire un canile, ne potremmo aprire due, tre, quattro, cosa inverosimile, perché i costi sono altissimi, sia per la costruzione, sia per poi il mantenimento dei randaggi. Perché noi già abbiamo dei cani ricoverati presso i giardini di Pluto, che è il canile con il quale siamo convenzionati, e paghiamo circa 50.000 euro all'anno, quindi i costi sono altissimi. Però il problema non si risolve così. Il canile sanitario deve essere lo strumento per promuovere le sterilizzazioni, per promuovere campagne di sensibilizzazione nelle scuole, ovunque, proprio per incentivare le persone a sterilizzare. Ci deve essere l'obbligo di microcippare i propri cani, quello è un obbligo, è la legge che lo dice, quindi non è che ce lo stiamo inventando noi. L'anagrafe canina già ce l'abbiamo, però deve essere ancora incentivata. Saranno questi gli strumenti, secondo il mio parere, che passerà un po' di tempo e l'effetto non sarà immediato, però attraverso il sanitario avremo tutti questi strumenti. Fiduciosi che vada bene, penso che un primo grande passo lo stiamo già facendo. Grazie. Grazie, ci sono interventi. Il consigliere Ariano, prego. Noi apprezziamo. Noi apprezziamo l'impegno dell'assessore Di Gaetano sull'argomento e la stimoliamo a proseguire. L'unica cosa che volevo sottolinearti, posso darti del tu, è che 50.000 euro sono proprio pochini. Perché un canile sanitario con un certo numero dovrebbe aggirarsi a stretto costo dai 75 agli 80.000. Se col tempo riusciamo poi ad ammortizzare i 50.000 euro, il costo sarà quello. Adesso io ti chiedo di importi nella tua amministrazione per farti riservare le somme per un problema che è molto sentito a Torre e che accoglie una serie di sensibilità. Per questo noi voteremo a favore di questa e ti sosteniamo nella prosecuzione di questo progetto. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, possiamo procedere. Prego, Assessore. Ringrazio il consigliere Ariano. Volevo solo dirle una cosa. Il canile verrà realizzato presso una struttura che già abbiamo, quindi siamo già riusciti attraverso il progetto a far pareggiare i conti, diciamo, dovremmo farcela con quei soldi. Dobbiamo lavorare in economia purtroppo, però le prospettive sono buone, penso ce la faremo. Naturalmente poi dopo avremo bisogno di altro, perché il canile ha anche dei costi di gestione, naturalmente. Va bene, grazie. Grazie, allora chiamo il Consiglio a votare. Voti favorevoli per l'approvazione della delibera. All'unanimità la delibera è approvata. Allora, passiamo all'esame della proposta di delibera numero 18 del 16 ottobre del 2018, avente ad oggetto la nomina del revisore dei conti per il triennio 2018-2021. Relazione il sindaco, prego. Allora, come sapete, la scelta del revisore dei conti non attiene più di per sé al Consiglio Comunale, viene regolarmente sorteggiata in prefettura. Noi ringraziamo intanto il revisore uscente, voglio che rimanga traccia perché ha avuto discreta collaborazione con il Consiglio, con le attività del Comune. Adesso ci dovremo naturalmente accettare, se lo ritenete, la nomina del nuovo revisore sorteggiato, che si chiama Balta Pompeo. Anch'egli è una persona che viene un po' da lontano, viene dal Foggiano, quindi questo ci fa sopportare qualche spesa in più. Però se siamo d'accordo, questo è che ci tocca, poi vediamo se accetterà. Sapete che ci sono dei tempi, noi accettiamo in Consiglio, gli dobbiamo passare la comunicazione entro 10 giorni e gli altri 10 giorni per accettare, e se non ci sono problemi
poi inizierà le sue funzioni in una seduta insieme con i tecnici prossimamente. Allora, se non vi sono altri interventi, invito il Consiglio a votare. Voti favorevoli per l'approvazione della... Stiamo votando. Voti approvazione all'unanimità. La delibera è approvata. Vi invito anche a votare per l'immediata eseguibilità della stessa. Voti favorevoli all'unanimità. La delibera è approvata ed è dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo all'esame della proposta di delibera numero 19 del 18 ottobre, avente ad oggetto l'approvazione del regolamento dei criteri di stima del valore degli immobili gravati dal diritto di uso civico, mutati di destinazione o demanializzati e oggetto di alienazione. Relazione all'assessore Gallù. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Relaziono io questa sera perché purtroppo Serena Missere, l'assessore Missere, non è potuto essere presente, quindi spero di sostituirla in maniera degna. Torre rientra tra quei comuni nei quali sono presenti alcune partite catastali gravati dall'uso civico, cioè una legge risalente ormai al 1927 prevedeva per alcuni lotti e per alcuni terreni delle destinazioni di due tipi, a vocazione agricola o silvopastorale. A Torre noi abbiamo alcune partite catastali vincolate appunto a destinazione agricola. Siccome nel corso degli anni c'è stato comunque un divario tra quella che era la normativa del 27 e quello che poi è stata l'applicazione pratica del diritto urbanistico e degli strumenti urbanistici comunali, quindi nel corso degli anni la Regione ha dovuto prendere atto del fatto che non fossero stati rispettati appieno, almeno non ovunque, questi gravami su questi terreni. Per rimediare nel 98 ha emesso la Regione Puglia un regolamento con il quale dava indicazioni su come provvedere alla sdemanializzazione di questi terreni, cioè a consentire che avessero una destinazione d'uso diverso, oppure all'alienazione. Nonostante nel 98 fosse stato emesso questo regolamento, si è dovuto poi aspettare il 2012 per avere le linee guida di applicazione di questo regolamento e alla luce di questa normativa un po' risalente di quella successiva che poi è andata a spiegare come applicarlo, anche Torre si vede costretta a dotarsi di un regolamento appunto che stabilisca al proprio interno i criteri di stima del valore degli immobili gravati dal diritto di uso civico per poter consentire il mutamento di destinazione e l'alienazione degli stessi. Per quanto riguarda i terreni agricoli ci siamo attenuti, come hanno fatto tutti gli altri comuni della regione, al valore VAM, al valore agricolo medio, mentre per i terreni all'interno dell'abitato e quindi per i terreni edificatori ci siamo attenuti ai parametri IMU. Quindi questo regolamento che va approvato per consentire poi la vendita o lo svincolo di questi terreni, una volta approvato in Consiglio andrà mandato in Regione. La Regione lo valuterà e lo approverà a sua volta se lo ritiene adeguato e all'esito di questa approvazione lo rimanderà al Comune e il Comune ha stabilito all'interno del regolamento stesso le procedure per poter provvedere al cambio di destinazione e all'alienazione di questi terreni. Questo è il contenuto di questo punto all'ordine del giorno. Grazie. Grazie, ci sono interventi? Sì, prego, il consigliere. Si sente? Ok. Allora, senta, io vorrei soltanto sapere se c'è un elenco dei terreni di cui si parla, diciamo, siccome si sta approvando il regolamento, vuol dire che ci sono già dei terreni. Si pensa, ecco, vorrei sapere se c'è l'elenco e se posso averlo, ecco. Sì. Prego, assessore. Grazie, sì, l'elenco c'è, è risalente al 1927, viene di continuo aggiornato, è un elenco regionale che è stato mandato in comune, non le so dire adesso quando precisamente, ma esiste da epoca risalente ed è disponibile presso l'ufficio urbanistica del Comune di Torre, non è accessibile a tutti i cittadini, non solo ai consiglieri, io qui non ce l'ho. Prego, il consigliere Ariano chiede la parola. Faccio la parte di un collegato di una volta, voglio la lettura,
voce per voce puntuale di tutto l'elenco. Non dispongo adesso di questo documento, con la disponibilità di metterlo insomma, a disposizione di tutti i consiglieri, ma di chiunque ne avesse necessità, è lì disponibile, come tutte le documentazioni che riguardano questi vincoli, le enfideusi e altro che sono presenti nel settore urbanistica, all'ufficio urbanistica. Te ne faccio lettura. Ok, detto questo io allora vorrei chiedere se la votazione di questa proposta venga rimandata al prossimo consiglio, perché così, cioè, vorrei avere un quadro, diciamo, completo della situazione. Prego il sindaco. La questione degli usi civici è una questione che nemmeno i nostri tecnici conoscevano, quindi sono state fatte vendite, vi sono case tipo quella di San Rocco, che tu conosci, progetto di Pug, ma tutto senza conoscere questo. Una mattina questo ce l'hanno detto che c'era, ci siamo interfacciati con una serie di comuni, abbiamo anche raccolto le loro esperienze, abbiamo messo insieme, e con l'ingegnere Sabba si è modificato il regolamento. È un fatto obbligatorio che dobbiamo fare. D'altronde, il ritardarlo, voglio dire, lo dico chiaramente, c'è un danno discreto nei confronti dell'amministrazione che alle persone ha promesso che potranno entrare in possesso una volta approvati gli usi civici. Non è drammatico rispetto ai grandi ritardi che ci sono, ma per mancata conoscenza generale anche negli altri comuni è accaduto esattamente quello che sta accadendo a Torre. Quindi vi vorrei pregare di valutare se dobbiamo ritardare ulteriormente. Per me, ripeto, non è drammatico, ma faremmo una cosa utile a quelle persone che già si sono impegnate, hanno dato pure i soldi e devono soltanto concludere gli atti perché non si può intervenire. Quindi... Prego, il consigliere Ariano. Questo riguarda i beni che furono messi al bando in alienazione, eccetera. E quali sono i beni? Solo Sarrovia San Rocco, mi pare, no? Solo quello e basta, altri no. Vabbè. Se possiamo soprassedere per i cristiani, dico, non credo che cambi molto. Poi l'elenco domani mattina posso disporre che vi sia inviato a casa, dico, non è questo il problema. Se siete d'accordo. Vabbè, allora il sindaco dispone che l'elenco venga inviato a casa della consigliera Pungente domani mattina. No. A chi ha fatto la richiesta? È a due persone, ma la cosa. Lei mettiamo una busta speciale. Bravo. Va bene, se non ci sono altri interventi. Invito il Consiglio a votare. Voti favorevoli all'approvazione della delibera. La delibera è approvata all'unanimità e non ho visto il voto. Allora, siamo 13, 14, 15. Segretario, mi aiuti. 11, 12, 13, 14 voti favorevoli. Voti contrari, nessuno. Astenuto, 1. La delibera è approvata. Passiamo alla proposta di delibera numero 20 del 24 ottobre del 2018, avente ad oggetto il consorzio di bonifica, sospensione delle richieste di pagamento ed azione congiunta. Relazione all'assessore Di Gaetano. Prego. Grazie Presidente. Allora, il nostro comune con un'azione congiunta insieme ad altri comuni che ricadono nel perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, che è stato istituito il 19 luglio del 2018, chiederà al Presidente della Regione Puglia Emiliano la revoca e annullamento con effetto immediato degli avvisi del tributo 630 per l'annualità relativa al 2015. Inoltre chiederemo anche la revoca e l'annullamento con effetto immediato di nuovi avvisi di pagamento sempre relativi al codice tributo 630, parliamo di Arnea quindi, relativi all'annualità 2016-2017. Questo perché c'è stato un incontro circa 3 mesi fa a quale io ho partecipato personalmente. E i presupposti di questa richiesta appunto
che ne facciamo, partono dal fatto che è venuto, secondo noi, a decadere ormai da anni l'operato che il consorzio è tenuto a fare e per il quale si dovrebbe pagare il famigerato tributo 630. Quindi vi dicevo che circa 3 mesi fa ho partecipato a questo incontro invitati dal commissario straordinario del consorzio di bonifica, ci ha invitati ad Ugento fondamentalmente per chiedere a noi amministratori di invitare i nostri cittadini a pagare questo tributo, in modo tale da poter far riavviare le opere di bonifica che sappiamo che da anni sono ferme, totalmente ferme. Naturalmente in sala c'è stato un bel replicare da parte di tutti i delegati, tutti i rappresentanti delle varie amministrazioni, della provincia di Lecce, Brindisi, Taranto, eravamo un bel po', e abbiamo anche chiesto a gran voce che i consorzi venissero soppressi, ma tutta risposta invece abbiamo avuto un'altra risposta, e cioè i consorzi non solo non sono stati soppressi, ma la Regione Puglia invece ha dato vita ad una nuova persona giuridica, appunto, denominata Consorzio Centro Sud Puglia, che raggruppa gli ex Arneo, gli Foggi, Stornaro, Gento e Tara. Quindi avevamo anche chiesto un altro incontro e niente, con questa delibera noi comuni, appunto, chiediamo al nostro presidente che almeno sospenda queste cartelle, se non altro finché non viene riattivato un servizio, perché sappiamo benissimo che i canali che dovrebbero essere bonificati, io chiamo ancora l'Arneo perché magari ancora ci capiamo meglio usando questo nome, non solo non sono bonificati, ma recano anche danni alle varie colture, perché sono pieni di vegetazione, pieni di rifiuti e i costi per riattivarli sarebbero molto alti, soprattutto per le amministrazioni. Quindi siamo in attesa di una risposta, speranzosi che sia positiva. Grazie. Vi sono interventi? Prego, il consigliere Ariano. A parte il fatto che qualcuno presente in quest'Aula nel 96-97 promise che il consorzio di Arneo doveva sparire. Tu non eri nata ancora, io c'ero. Ma andiamo avanti. Allora, il tutto è incardinato su una procedura un po' infame che ha adottato il consorzio con una procedura approvata dalla Regione. Perché fino a quel punto, 2 anni fa, vigeva il principio di diritto che paghi il 630 se mi fai le opere. Se non mi fai le opere, sentenza della Cassazione, non si fa. La cosa da rilevare è che il consorzio ex d'Arneo adesso inviò a tutti i comuni, con il placet della Regione Puglia, una delibera ordinanza, nella quale stabiliva, reincardinava in capo al consorzio il diritto di percepire quelle somme, anche se non le opere non venivano fatte, addirittura rimetteva anche i suoli edificatori, giusto? Lì, a quel punto, ha inviato a tutti i comuni del territorio di competenza, ogni consorzio, per una pubblicazione di 90 giorni, alla quale le amministrazioni avrebbero dovuto fare opposizione. Perché all'interno, e la legge regionale stabiliva, che nel momento in cui non ci fosse stata opposizione, eccetera, eccetera, e quindi non ci fossero stati elementi ostativi, passava il principio di diritto. 2 anni fa, chi c'era in amministrazione? E perché non avete fatto nulla per ostacolare quella situazione? Perché da lì trae origine il diritto del consorzio. Nel 2016 c'eri tu, sa com'anno. Siccome si dicono cose assolutamente inesatte. Allora interviene il sindaco, giusto perché rimanga a registrazione. La richiesta di classificazione è esattamente del 2014. Nel 2016 il presidente Emiliano dice, quando è arrivata la cartella di classificazione nel 2014, ecco perché si chiede il pagamento del 2015, il comune non ha risposto, punto. Poi andate, trovate la delibera perché sta dicendo parole.
consigliere, perdono, sì, accenda il microfono. Dimostrative e bene farle, ma non sortirà nessun effetto, non avrà nessuna efficacia. Daremo sostegno morale a chi dovrà pagare, ma insomma chi dovrà pagare, io sono uno di quelli, andrà a pagare, punto e basta, questo è tutto. Va bene. Grazie. Grazie, ci sono altri interventi, procediamo quindi per la votazione della delibera. Voti favorevoli all'approvazione, la delibera è approvata all'unanimità. Alle 17.23 è chiusa il Consiglio Comunale. Prego, buona serata a tutti.